d'inestate. E correva con il vaso sudorato. Dolce cosa, l'aria pura, l'acqua presa. Parlare della Gualdo Tadino del passato non è scandaloso né nostalgico. Ricordare ai gualdesi veraci com'era la nostra città e in particolare il centro storico è affascinante per loro e serve a far conoscere ai giovani e a quelli immigrati recentemente e che non ne sanno niente una città che è fondamentalmente cambiata e i cambiamenti intervenuti non sempre sono stati in meglio. L'assalto urbanistico prima e l'arrivo delle auto poi hanno stravolto e distrutto il nostro centro storico. Pochi ricordano che la città aveva tre piazze, non molto ampie, ma tutte caratterizzate dalla vivibilità e dalla vivacità dei gualdesi. Le tre piazze, e non una come oggi, brutta ed in stato di degrado, erano Piazza Mazzini, Piazza Vittorio Emanuele, oggi Piazza Martiri per le note e dolorose vicende storiche, e Piazza Garibaldi. Piazza Mazzini ora non c'è più, cementificata negli anni 50, e presto la sua area sarà occupata da un parcheggio. Fino al dopoguerra costituiva un angolo caratteristico della città. Sul lato nord si affacciava all'inizio degli anni 60 l'edificio delle scuole vecchie, ma prima ancora la costruzione era un ospedale e nel periodo bellico i locali erano diventati case per sfollati e successivamente avevano ospitato gli uffici delle imposte. Sul lato est c'era la magnifica chiesa di Sant'Agostino, a fine guerra adibita a circolo dopo lavoro, scomparsa per far spazio al Palazzo delle Poste. Completavano la piazza Mazzini filari di platani e ippocastani, panchini di pietra, ove in certe ore sostavano gli anziani e mamme con i bambini, mentre il centro era occupato da monelli per giocare a pallone. Nelle serate estive, quando arrivava il circo, era adibita a spettacoli e alle rappresentazioni della compagnia teatrale Il Carro di Thespi. Piazza Garibaldi, fino ad una cinquantina d'anni fa, non era ancora asfaltata. Al centro sorgeva il monumento ai caduti in guerra, che poi è stato spostato ai giardini pubblici per ingrandire l'area di parcheggio. C'erano ai lati botteghe, negozi e artigiani barbieri. Di sera la piazza era occupata dai ragazzi che giocavano, mentre intorno al monumento era il luogo di appuntamento per le coppie di innamorati. La terza piazza, che nel dopoguerra fu intestata Piazza Martiri della Libertà, è quella attuale. In passato era il salotto all'aperto della città ed ha funzionato sempre come il cuore pulsante di Gualdo, il luogo preferito delle famiglie, delle passeggiate serali e domenicali, degli incontri per le ragazze e i giovanotti. Thank you.
La piazza principale oggi ha perduto tutto il suo fascino e la sua bellezza e si presenta brutta, vecchia, trascurata e sconnessa, più che un salotto, una vergogna per la città di Guardadino. Provando a fare un confronto fra ieri e oggi, si comprenderà come il volto del centro storico, con le sue tre piazze che non esistono più, sia mutato in peggio e il cuore pulsante della comunità abbia perduto il ruolo. Fin qui dunque Antonio Campioni, un innamorato della Gualdo che fu, della sua storia, delle sue tradizioni, della sua cultura. Le sue considerazioni appaiono di tutta evidenza datate. Parla Tonino di Gualdo e del suo centro storico com'è nella primavera del 2003, quando la ricostruzione post-sisma stenta a decollare per qualche ritardo burocratico di troppo e per le difficoltà intrinseche delle varie tipologie di intervento. Oggi, esattamente 11 anni dopo, gli interventi di ricostruzione, di recupero e di consolidamento antisismico sono praticamente terminati, con un rilancio di immagine anche estetica variamente apprezzato. A questo punto può avere una risposta esauriente da chi vi abita questa domanda di un gualdese emigrato quando Gualdo era, come appare in questa mia foto del 1970, e cioè: ti piace il centro storico come è stato trasformato oggi? Antonio ha parlato delle tre piazze più rinomate di Gualdo, quelle che costituivano, come lui diceva, il cuore pulsante della comunità. Ma quelle tre realtà avevano un'arteria ugualmente pulsante che le univa in un tutt'uno: Corso Italia e Corso Piave, dalla fontana all'inizio delle scalette di Via della Rocca, passando per quella di San Donato e finire a Porta San Benedetto. Le tre piazze, per come le ricordiamo, specialmente Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi, non esistono più, come sosteneva Tonino Campioni. Certe scelte ardite, indecorosamente e malamente scopiazzate, realizzate per di più con un fuori scala incongruente con l'ambiente che avrebbero voluto arredare, dovrebbero essere ripensate. Tolgono spazio e respiro alla circolazione viaria e alle esistenti, sempre più rare attività economiche che resistono ancora nel centro storico. Con lo scorrere veloce delle immagini della Gualdo del 2014 possiamo discutere laicamente, senza pregiudizi, se la città, che di certo ha perduto gran parte della sua identità e dei suoi valori urbani tradizionali, sia oggi comunque più godibile, sia dal punto di vista civico che da quello estetico. Thank you.
cercato di far rivivere, o per i più giovani far conoscere, con le parole di Antonio Campioni, tre luoghi fra i più cari ai gualdesi. Per chiudere, ho pensato quindi di arricchire quel tuffo nel passato dedicando un cameo a Piazza Martiri, il cuore della città. Una marcorde tutto speciale, facendo rivivere nello scenario della Gualdo del 1970 la vitalità di una intera comunità variamente impegnata nello svolgimento dei giochi della gioventù. Una grande festa senza effetti speciali. Alcuni si rivedranno in queste vecchie foto e diranno: io c'ero. Altri riconosceranno i volti giovanili di un padre, di un fratello, di un amico. Ma tutti, non importa se giovani o meno, apprezzeranno la bella semplicità della Piazza Martiri di quasi 50 anni fa.